Siamo qui con la DAMO, l'iniziativa è una settimana diversa, parliamo dell'importanza di questa iniziativa e come questa si colloca nel numero di iniziative portate avanti dalla DAMO. Allora, buongiorno. L'iniziativa è una delle tante. Questa è un'iniziativa che ormai va avanti da circa dieci anni. Rientra sempre nel, nell'attività di sostegno alle persone colpite da malattie oncologiche e in questo caso si sta parlando di bambini. Si chiama Una Settimana Diversa perché vogliamo, abbiamo organizzato questo soggiorno per i bambini e per le famiglie di questi bambini che sono solitamente ricoverati presso l'Ospedale Gemelli di Roma al reparto di oncologia pediatrica che si trova, purtroppo è tristemente famoso, al decimo piano. Questi bambini noi gli mettiamo a disposizione una struttura che viene pagata grazie all'intervento economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, e che, dove noi li ospitiamo proprio materialmente in questa struttura dove dormono, mangiano, dove c'è attività ludica, organizziamo tantissimi spettacoli. Organizziamo anche delle gite, quest'anno andremo al Museo Storico, di di eh, Storico dell'Aeronautica di Vigna di Valle, grazie anche ai mezzi che ci vengono messi a disposizione dalla Royal Bus. Possiamo, Royal Bus. Portiamo tutti i ragazzi in questa struttura, mangeranno lì, visiteranno il museo, torneranno alla struttura che li ospita, quella alberghiera e organizziamo tutto questo ormai da tanti anni perché vogliamo portare un po' di sollievo in quelle famiglie che per tutto l'anno stanno combattendo con la malattia oncologica, quindi parliamo di bambini che vanno da un minimo di 3 anni a un massimo di 16-17 anni, il numero preciso non lo sappiamo perché dobbiamo aspettare il via libera da parte dei medici perché alcuni di loro sono sotto terapia e potrebbero, speriamo di no, ma potrebbero non essere in grado fisicamente di essere lì però noi ci contiamo, ci speriamo e comunque magari si aggiungono anche in un secondo momento. Quindi la damo come assistenza ai malati oncologici, questa volta vuole offrire una settimana diversa a chi purtroppo vive diversamente la propria vita all'interno di un ospedale. Poi si tratta di bambini, per cui abbiamo trovato tanta collaborazione, tanta amicizia, tanta eh, fattivo lavoro da parte di tutti e invitiamo tutti a venirci a trovare, a portare un sorriso, un giocattolo, un'idea per far trascorrere una bella settimana a questi bambini, che va dal 14 luglio al 21 luglio, noi li aspettiamo. Ti vorrei ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio, vorrei ringraziare tutte le associazioni che gratuitamente danno il loro contributo durante questa settimana per le attività, per i giochi, per i svaghi, per i spettacoli dei bambini e, prende, e prende, ogni bambino ha diritto ad avere una vacanza, quindi noi abbiamo comunque il dovere di, di aiutare a, a, a esaudire questo desiderio. Grazie alla Fondazione Risparmio, grazie al lavoro dei nostri volontari, dei volontari del lago, riusciamo a dare una settimana diversa, piena di gioia, di, di giochi, spensierata a questi bambini. Eh, un ringraziamento lo facciamo anche ai volontari, questo, tutto ciò è reso possibile anche dai volontari dell'Adamo. Perché si impegnano gratuitamente a dare una parte del loro tempo libero e realizzare le, tutte queste cose. Il progetto una settimana diversa poi è un progetto che raccoglie una serie di iniziative che la DAMO sta facendo sul territorio, non ultima la realizzazione dell'ospice oncologico e nei progetti, anche, come già ha preannunciato il presidente Cacciaglia, di una radioterapia. Per cui stiamo, ah, stiamo affrontando il problema a 360 gradi su quello che è l'oncologia. E vediamo di riuscire a ottenere qualche risultato positivo per il nostro comprensorio. Fondazione vicino all'Adamo, vicino al volontariato. Durante la conferenza lei ha ringraziato questa associazione per la funzione che svolge, mi piacerebbe che approfondisse questo importante concetto. Ma il concetto di base è che noi abbiamo delle associazioni a Cina Vecchia di grossa rilevanza, alla quale quest'anno, ma tutti gli anni mi sembra sia aggiunta. L'ACOP, che è l'Associazione dei Bambini Portatori di Malattie Quasi Terminali o comunque Malattie Gravi. E ogni volta noi siamo vicini a questo discorso, ma vicini dal punto di vista concreto, economico. Chi va ringraziato sicuramente sono queste associazioni che veramente con abnegazione portano avanti questo discorso, cercando di dare un po' di serenità a questi bambini che sono veramente malati seriamente e che hanno questa settimana per eh, vivere momenti diversi da quelli che sono costretti invece a vivere abitualmente dentro quattro mura soffrendo chiaramente a causa della loro malattia. Noi come Fondazione più di questo non possiamo fare però sicuramente siamo a disposizione per ogni, per ogni cosa come lo siamo sempre stati e continueremo ad, continueremo ad esserlo perché queste sono situazioni veramente Gravi, veramente eh, tristi se vogliamo, e dobbiamo vedere e far vedere un po' a tutti che esistono anche queste tristi realtà e che tutti noi dovremmo un po' fare qualche cosa per venire incontro a certe situazioni, per dare sempre più una mano, anche, anche materiale se del caso, ma comunque dare una mano che poi servirà sicuramente a lenire le sofferenze di queste povere creature.